visualizzazione galleria. Do la parola. Allora, faccio una breve introduzione, così per tutti e viene registrata. Buongiorno a tutti. Adesso ci sarà la presentazione del corso da parte dei rappresentanti dell'Associazione Italiana Zero Waste Italy, che sono parte della rete e che collaborano con noi in un progetto europeo, un Key Activity 3, un Erasmus+ centralizzato a Bruxelles, per creare un movimento di scuole sensibili a quella che è la sostenibilità fondamentalmente. Perdonatemi, oggi io non funziona, devo chiudere tutto. Praticamente sensibili alle problematiche dell'ambiente. Il corso è stato studiato insieme e vedremo insieme poi come eventualmente continuarlo con delle attività congiunte. Io ringrazio enormemente la Laura che ha fatto da nostro tramite, eccetera. Abbiamo avuto diversi incontri per riuscire a organizzare questo evento e quindi io volentieri do la parola, tenendo presente che alla fine della presentazione potrete accendere il vostro microfono e fare tutte le domande che volete. Laura, puoi accendere il tuo microfono e cominci tu e introduci. Io vi saluto, lascio la parola e un po' all'organizzazione Adagnese in mano, che è la nostra, insomma, responsabile del dipartimento ricercazione della nostra rete. Grazie, Laura. Ok, allora intanto buonasera a tutti e grazie mille per questa occasione, per questa nuova collaborazione. Abbiamo alcuni problemi tecnici con Rossano Ercolini che non riesce a collegarsi a questa nuova piattaforma perché è la prima volta che noi usiamo Adult Team, quindi spero che Agnese stia cercando di risolvere i problemi e che si possa collegare magari in un secondo momento. Mi vorrei anche confrontare con Patrizia, con Yolanda e con Alessandra che sono in questo momento collegate sul da farsi per questo problema tecnico. Se vogliamo iniziare noi, chiedo a Patrizia se vogliamo aspettare qualche minuto ancora Rossano, magari se mi aggiornate se arriva. Iniziamo con la prima slide. Buonasera a tutti. Vi presento l'associazione Zero Waste Italy, che è nata nel 2009 ed ha sede a Lucca. Rossano Ercolini è il presidente e io occupo il ruolo della vicepresidenza. L'associazione si avvale della collaborazione di numerosi attivisti italiani ed esperti come Laura Lopresti che coordina la lista dei comuni Rifiuti Zero, che rappresenta 330 comuni italiani. Stiamo parlando di circa 7 milioni di abitanti in Italia che nel concreto seguono le buone pratiche Rifiuti Zero. L'associazione copre a livello nazionale quasi tutte le regioni dove ci sono dei referenti che ci rappresentano e che si impegnano attivamente nei territori per la promozione della strategia Rifiuti Zero. Si tratta di attivisti che fanno da ponte con le istituzioni, soprattutto per l'adesione dei comuni alla strategia Rifiuti Zero attraverso una delibera di consiglio oppure di giunta. Sono attivisti che si battono per una gestione sostenibile dei rifiuti secondo le normative europee. L'associazione collabora con la Fondazione Zero Waste Europe, il cui presidente è Rossano Ercolini, partecipando ai vari progetti organizzati dalla Fondazione e alle campagne europee. Zero Waste Italy ha organizzato negli anni corsi di formazione sulla tematica dei rifiuti e dei rifiuti zero e collabora con la Zero Waste International Alliance e anche con Gaia, che è una fondazione, la Global Alliance for Incinerator Alternatives, organizzando in Italia la giornata mondiale contro l'incenerimento dei rifiuti intorno al mese di novembre ogni anno. E adesso ho il piacere di presentarvi gli esperti, Rossano si presenterà quando arriverà,
gli esperti che terranno le lezioni durante questo percorso che faremo insieme, questo incontro. Passo la parola a Laura Lopresti che si presenterà. Prego. Ok, grazie Patrizia. Allora, io mi chiamo Laura Lopresti, abito in Toscana e sulle colline che guardano Firenze. E mi considero un'attivista praticamente dalla nascita. E per oltre 20 anni ho lavorato nel commercio estero. Attualmente da quasi 4 anni mi dedico totalmente a quella che è la mia passione, ovvero sono una libera professionista che fa consulenza ambientale. Ho sempre frequentato il mondo del terzo settore e delle associazioni, dalla prima tessera di WWF Junior ai turni nelle botteghe e Ecosolidali. Sono socia fondatrice di una startup che si chiama Plastic Free Certification, che si occupa di individuare, suggerire e certificare aziende private e pubbliche che abbandonano l'uso della plastica usa e getta. Sono nella segreteria dell'Associazione Toscana Bio per la Sostenibilità, che si occupa in modo particolare di agricoltura e cibo bio, ma più in generale di fare educazione ambientale, attraverso varie iniziative e collaborazioni sia istituzionali, come per esempio con l'ANCI, con l'Associazione dei Comuni, sia con realtà private come possono essere, cito solo per l'ultima in ordine temporale, la Scuola di Comics di Firenze. Faccio parte di un gruppo di acquisto solidale dal 2010 e proprio grazie alle ricerche sul commercio critico e sul cibo biologico, e poi andando avanti sulla questione degli imballaggi e dello spreco alimentare, sono venuta a conoscenza del Centro di Ricerca Rifiuti Zero di Capannori e del suo de direttore, che non è molto tecnologico, Rossano Ercolini. Dal 2019 collaboro ufficialmente con il centro e con Zero Waste Italy e mi occupo dei laboratori con le scuole e di seguire la rete degli oltre 300 comuni rifiuti zero, la comunicazione tra i comuni, tra i cittadini e tra i referenti regionali. Nel 2020 sono entrata in un programma di collaborazione tra Zero Waste Italy e Zero Waste Europe, di cui noi facciamo parte e il cui presidente è appunto sempre Rossano Ercolini, per promuovere una certificazione rifiuti zero rivolta ai comuni che sono già parte della nostra rete, in modo che possano essere riconosciuti a livello europeo. Grazie a questa esperienza mi è capitato varie volte di tenere webinar rivolti ad attivisti europei, ma non solo, per parlare delle buone pratiche italiane e della nostra gestione dei rifiuti. Ecco, mi fermo qui e passo la parola. Sì, adesso Alessandra Onorato. Buongiorno a tutti, sono Alexandra Onorato, abito a Lucca e lavoro nell'ambito del turismo. Organizzo viaggi culturali, musicali e di trekking in Toscana. Il periodo del lockdown mi ha dato la possibilità e anche il tempo per dedicarmi più concretamente alle tematiche dell'ambiente, che sono tematiche che mi sono sempre stati a cuore. Già da bambina, inconsapevolmente, quando vedevo mio papà lavare i piatti, ho sentito che c'è un signore di Buenos Aires. Io abitavo da bambina a Caracas e non lavava piatti, lui lavava i piatti normalmente nel lavello. E già a quell'epoca lui lasciava il rubinetto dell'acqua aperto mentre stava insaponando tutto e mi infastidiva tantissimo. E poi da adulta, lavorando come guida turistica e guida ambientale, ho avuto l'occasione di vedere questo sproporzionato consumo di, per esempio, le bottigliette d'acqua in plastica e anche altri oggetti usa e getta. Dunque, lo spreco di qualsiasi cosa, la plastica e la salvaguardia della natura sono tematiche con cui mi piace confrontarmi. E proprio durante il lockdown mi è stato fornito il tempo di fare qualcosa di concreto per l'ambiente, di contribuire come semplice attivista a salvare il pianeta.
E così ho contattato Rossano Ercolini, di cui avevo letto e che seguivo a distanza e che avevo già ascoltato dal vivo durante uno dei suoi incontri a Lucca, e mi sono messa a disposizione. Sono contenta di poter collaborare con il Centro di Ricerca Rifiuti Zero del Comune di Capannori, coordinando insieme ad altre collaboratrici che vorrei nominare, sono Marilina Santini e Francesca Ferri, e coordinare la campagna per le alternative ai prodotti che Rossano ha chiamato la doppia sporca dozzina, che sono prodotti che il sistema non riesce a smaltire correttamente e di cui naturalmente vi racconteremo. Passo la Bene, parola a Patrizia. sì, adesso Yolanda Roperti, non vedo la sua finestra, non è collegata. Qualcuno vede che sei in linea? Yolanda Roperti? Io non riesco a vedere la lista. Un attimo, la lista, per andare sulla lista bisogna partecipanti sotto. Sì, ci sono, mi sentite? Almeno io mi vedo, però non lo so se. Ok. Buonasera a tutti, io sono Yolanda Roperti, sono un'insegnante, una docente di scuola primaria, nell'Istituto Comprensivo Micheloni del Comune di Capannori, sono referente d'istituto per l'educazione civica. 3 anni fa, insieme al collega Rossano Ercolini, eravamo colleghi di classe. Abbiamo dato vita a un progetto PON, i progetti finanziati dalla Comunità Europea per la formazione, e abbiamo dato il via a questo progetto nella scuola. Abbiamo avuto un piccolo gruppo di bambini e abbiamo visto che l'esperienza funzionava. I bambini erano molto interessati e abbiamo pensato quest'anno, ovviamente nel mezzo c'è stato il Covid, di far partire un progetto un po' più grande su tutto l'istituto, il progetto Terra Maestra, che coordiniamo entrambi e co-conduciamo nella scuola, che coinvolge già 11 classi. Abbiamo avviato un nostro giornalino e si concluderà con una sorta di sensibilizzazione finale, una disseminazione finale, dove i ragazzi si faranno protagonisti sul territorio, diciamo, di dar voce a quelle che sono state, è stato il loro percorso e cercheranno di coinvolgere quante più persone possibili. I bambini, proprio loro, sono i protagonisti, diciamo, di questo mio percorso, sui quali punto tanto, e sono loro che erediteranno, diciamo, e pagheranno per prime le conseguenze dei nostri precedenti comportamenti, diciamo così, poco attenti. E sono loro che, insomma, con loro entusiasmo ci stanno spingendo, ci stanno portando avanti in questa iniziativa e che ci trasmettono l'idea che forse qualcosa si può fare ancora prima che sia troppo tardi. Grazie. Grazie Yolanda e continuo con le presentazioni. Mi presento, sono Grazie. Patrizia Losciuto, di mestiere sono un'artista e sono attivista per i Rifiuti Zero dal 2007, anno in cui ho creato, insieme a un gruppo di amici, la prima associazione Rifiuti Zero in Sicilia, che è nata dal desiderio di sensibilizzare gli abitanti della città in cui vivo, Trapani, al problema dei 4 mega inceneritori di rifiuti che il governatore di quel tempo desiderava costruire nell'isola. È così che abbiamo organizzato numerosi convegni con esperti, mi sono subito collegata con Rossano Ercolini che in quel tempo organizzava i convegni in tutta Italia con il professore americano Ciro, che promuoveva la strategia Rifiuti Zero, Paul Connett, il professore di New York, della St. Lawrence University di New York e vari esperti nel campo della sostenibilità ambientale. Abbiamo fatto le collaborazioni con l'università, campagne di sensibilizzazione, progetti per le scuole, progetti per l'azienda locale di raccolta rifiuti e anche, siccome credo tantissimo nel collegamento tra i temi culturali e i temi ambientali, i due linguaggi devono assolutamente coabitare insieme, abbiamo organizzato una rassegna di cinema per l'ambiente, collegandoci direttamente con il Festival Cinema Ambiente di Torino, il famoso festival. Dal 2009 faccio parte del Centro Ricerca Rifiuti Zero del Comune di Capannori, collaborando a tutti i progetti che sono stati portati avanti negli anni.
E nel 2010 ho conseguito un master in comunicazione ambientale, spinta dal mio desiderio di approfondire la mia conoscenza e di avere anche gli strumenti validi per essere più efficace nel mio percorso di sensibilizzazione. Come ho detto prima, sono non lo so se l'ho detto, sono vicepresidente dell'associazione Zero Waste Italy, che ho rappresentato insieme a Rossano Ercolini in numerosi convegni in varie parti del mondo, in Brasile, nelle Filippine e in diversi paesi europei. Ed è sempre stato molto forte e molto intenso incontrare attivisti da tutte le parti del mondo. Ho fatto parte nel 2018 al progetto europeo Life Plus, EcoPulp Plus, dove era partner anche la Fondazione Zero Waste Europe, e mi sono occupata della sezione Communication and Dissemination Tools. E adesso velocemente vi presento gli incontri che sicuramente avete già, diciamo, siete già a conoscenza. Il 21 febbraio ci sarà l'incontro Analisi del residuo in cattedra e riprogettazione. E per questo sarà Laura che presenterà l'incontro, visto che penso che Rossano non sia ancora riuscito a collegarsi. Sì, allora io passo a presentare quello che è il primo laboratorio che abbiamo previsto per il 21 di gennaio e che ha come titolo Analisi dei rifiuti in cattedra, responsabilità estesa dei produttori e riprogettazione partecipata. Questo è un laboratorio che terremo Rossano ed io. I contenuti di questo incontro nascono direttamente dall'esperienza del Centro Ricerca Rifiuti Zero del Comune dei Capannori, che ha proprio il compito di analizzare il RUR, il rifiuto urbano residuo, attraverso il controllo a campione di sacchi grigi dell'indifferenziato per individuare prodotti e scarti non riciclabili e non compostabili che nel nostro approccio, nell'approccio zero waste, vengono ritenuti errori barra orrori di progettazione. Infatti, pur nell'ambito di ottime rese della raccolta di differenziata porta a porta con tariffazione puntuale, rimangono ancora sul sistema di digestione dei rifiuti ancora oltre 50-80 kg di rifiuti pro capite annuo da inviare a smaltimento, costituiti almeno per il 40% di prodotti non riciclabili e di questi la maggioranza sono soprattutto imballaggi. Ciò chiama in causa la responsabilità dei produttori e chiaramente la progettazione industriale. Nella seconda parte di questo incontro verrà chiesto ai partecipanti di scegliere uno o più prodotti attualmente non digeribili dalla natura, quindi non riciclabili, allo scopo di promuovere modalità di empowerment, una parola che noi citiamo molto in Zero Waste, che abbia appunto l'obiettivo di coinvolgere l'EPR, che è l'Extended Producer Responsibility, in modo di arrivare a un concreto processo di riprogettazione e di farlo in modo collegiale. Bene, vi presento il secondo incontro. Laura, hai fatto un piccolo errore, è il 21 febbraio, certamente siamo il 25, Sì, ma il scusami. prossimo è il 21 febbraio. E il 1 marzo ci sarà l'incontro Merendine, Plastiche e Imballaggi, e sarà tenuto da Alexandra Onorato e da me. Che cos'è l'imballaggio? Quando diciamo imballaggio ci riferiamo a una serie di materiali e confezioni che hanno lo scopo di proteggere e salvaguardare una merce, sia una materia prima che un prodotto finito, durante tutte le fasi successive della produzione, lo stoccaggio, il trasporto, la permanenza nel punto vendita e nei vari magazzini. L'imballaggio deve essere anche appetibile.
il prodotto deve attirare l'attenzione, questo è un involucro che avvolge il prodotto, deve attirare l'attenzione del consumatore. Ed è qui anche che si aggiunge la funzione di marketing, incorporare nella confezione stessa la sua pubblicità. Avrete sicuramente sentito parlare di packaging e qui si giunge anche a una prospettiva estetica del prodotto e commerciale dell'imballaggio, appunto, che serve a rafforzare l'immagine di un prodotto, a renderlo accattivante, come ho detto, accattivante all'acquisto, immediatamente riconoscibile e quindi identificare bene l'azienda che lo produce. Sappiamo che il migliore imballaggio creato dalla natura, ad esempio, è l'arancia. Il materiale di cui è composto il suo imballaggio, la scorza, è totalmente biodegradabile e in parte anche riciclabile, se pensiamo a come facciamo i canditi, no? Ricicliamo le scorze. Il suo colore rosso-arancio, appunto, attira il consumatore che è spinto a cogliere il frutto, meglio se si trova in un giardino, in un agrumeto, appunto. La sua forma a sfera minimizza la superficie della scorza rispetto alla polpa in essa contenuta. La parte esterna della scorza è sottile, lucida e leggermente oleaginosa. È impermeabile, ma lascia traspirare il frutto. Ecco, un vero imballaggio dovrebbe rispondere a queste esigenze, soprattutto la biodegradabilità e il riciclo. Durante l'incontro analizzeremo le varie tipologie di imballaggi, gli imballaggi plastici, cellulosici, misti e imballaggi in vetro e metallici. Avevo un'amica a scuola che spesso portava un'arancia come merenda. E a quell'epoca ridevo. In effetti, oggigiorno non sarebbe male se i bambini portassero una frutta come una mela, una banana, e non solo per riguardo all'ambiente. Spesso non si pensa a quanti materiali vengono usati per imballare una sola singola merendina. Prendiamo come esempio i cracker o le merendine Bondi. Ogni merendina ha un suo involucro in plastica trasparente perché si possa vedere il prodotto. Qua in Italia queste monoporzioni, che sono ferro o cortici, sono all'interno di un cappuccino, che è quello che conferisce alla confezione. Dopodiché abbiamo l'incarto esterno, che è fatto in un materiale misto, realizzato in plastica e alluminio, che è il materiale che protegge il prodotto dall'umidità, dall'ossigeno e io mi sento rimbombare. Ed un bel lungo tempo di vita del prodotto. C'è un problema con il suo, con qualcuno che ha. Chiudete l'audio, che non deve parlare gentilmente, grazie. Provo a silenziare. Chi vuole parlare lo attiva. Sono attiva, giusto? Perfetto, sì, perché qualcuno faceva da eco. Perfetto. Allora, abbiamo la merendina in un involucro di plastica trasparente. Poi tutte queste monoporzioni sono dentro a un cartoncino. E dopodiché abbiamo l'incarto esterno che è fatto in un materiale misto realizzato in plastica e alluminio. E questo incarto esterno è il materiale che protegge il prodotto dall'umidità, dalla luce, dall'ossigeno e dunque allunga il tempo di vita del prodotto stesso. Analizzando l'imballaggio in questa maniera sembra l'imballaggio perfetto perché tutela la salute del consumatore, non influenza la qualità degli ambienti, non modifica la composizione, né il gusto, né l'odore del prodotto. Evita anche lo spreco alimentare e segue le normative europee. Però, analizzando l'aspetto ambientale, questi imballaggi sono un grandissimo problema,
Prima di tutto si sta usando tre involucri per imballare una monoporzione. Si usa la plastica, la carta e questo materiale misto di plastica e alluminio. Perciò già qui stiamo creando troppo rifiuto gratuitamente. Di questi tre materiali, quello che preferiamo è la carta, perché una grandissima parte viene realmente riciclata, mentre gli altri due materiali ci piacciono molto meno. La plastica, anche se si può riciclare, finisce purtroppo tantissima nell'ambiente. Pensiamo ai famosi oceani di plastica, ma non solo. Ieri, per esempio, ero a fare un sopralluogo a un'isola che si chiama Palmaria, è una piccola isola di fronte a Porto Venere, non è qui in Toscana, è in Liguria. È un'isola bellissima, solo in 3 ore si riesce a fare tutto il percorso da trekking. E si vede la macchia mediterranea, si vedono delle antiche cave di marmo, poi il mare. Però lungo le spiaggette c'erano tantissimi rifiuti portati dalle mareggiate ed erano prevalentemente rifiuti di plastica, le bottiglie, i tappi, reti, anche bicchierini d'estate. E dunque l'uso della plastica andrebbe drasticamente ridotto. Però tornando all'imballaggio delle merendine, c'è un terzo materiale che è ancora più grave, è ancora più problematico, perché è costituito da due materiali diversi. L'involucro esterno, quello della confezione, non ci si fa caso come consumatore, ma è realizzato in plastica e alluminio. E il problema è che questi due materiali non si possono separare manualmente. Noi consumatori non riusciamo a separarli, manualmente, perciò non riusciamo a differenziarli correttamente e dunque sono difficilmente riciclabili. E questo fa sì che si crei uno scarto che ingolfa i nostri impianti di smaltimento e che spesso finisce negli inceneritori, creando poi altre problematiche. Ma tutti questi imballaggi come sono organizzati per quanto riguarda il ritiro? Come si organizzano i comuni dal momento in cui noi cittadini ci impegniamo per la raccolta differenziata e per separare bene questi scarti secondo la tipologia del materiale? In Italia esistono consorzi di filiera che aderiscono al CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, che garantisce appunto il ritiro dei rifiuti di imballaggio. Secondo la frazione merceologica specifica, abbiamo in Italia 7 consorzi, ne cito qualcuno: il Corepla, che ritira gli imballaggi in plastica, il Comieco, che si occupa degli imballaggi in cellulosici, il CIAL all'alluminio, il Coreva il vetro. In Italia soltanto, pensate, il 25% dei costi di ritiro degli imballaggi sono coperti dallo Stato, a differenza dal resto d'Europa, dove il costo è coperto dalla responsabilità estesa del produttore, che è stata citata prima, Extended Producer Responsibility, EPR, nel quale approccio un produttore di un bene è responsabile anche nella fase post-consumo. Il prodotto non finisce nel momento in cui noi l'abbiamo consumato, resta appunto nella pancia del sistema, se possiamo dire così. E quindi deve essere gestito, quel prodotto deve essere gestito una volta diventato rifiuto. Proprio è per questo che è nato nel 2010 il Centro Ricerca di Rifiuti Zero di Capannori. Capannori è un comune in Toscana, in provincia di Lucca, ed è nato per individuare nel rifiuto urbano residuo, ovvero il rifiuto che finisce nel indifferenziato, ossia non parliamo della carta, né del vetro, né del multimateriale, né dei residui organici, ma del rifiuto che rimane. Il centro studia le ragioni per le quali non riusciamo a smaltirlo, ovvero non riusciamo a riciclarlo o a compostarlo. Questo rifiuto residuo impedisce di raggiungere quello che è il nostro traguardo, ovvero non creare un rifiuto, raggiungere il rifiuto zero. In tanti casi il rifiuto residuo che finisce nella raccolta indifferenziata
non è necessariamente solo colpa nostra dei consumatori, perché in realtà si tratta spesso di errori di progettazione industriale. Ad esempio, i pannoloni o gli assorbenti sono un grande errore di chi li ha progettati, come lo sono anche gli accendini monouso, o gli spazzolini da dente, o i tubetti di dentifricio, o il chewing gum. Questi prodotti sono alcuni dei prodotti della doppia sporca dozzina. Creano un grandissimo danno all'ambiente e dunque nel centro di ricerca cerchiamo delle alternative più sostenibili per l'ambiente. E ci sono. Le alternative ci sono e grazie ai casi studio che sono stati portati avanti dal centro ricerca e attraverso la campagna citata prima, la doppia sporca dozzina, sono state sollevate appunto le problematiche degli imballaggi poli accoppiati. Imballaggi, come abbiamo detto, che non possono essere differenziati con tutta la buona volontà e quindi riciclati, perché sono fuori dalle remunerazioni dei consorzi e quindi devono andare nell'indifferenziato. Sono due i casi studio che il centro ricerca ha portato avanti con lo studio del famoso brick per il tè, della famosa azienda che ha prodotto questo tipo di imballaggio, e le capsule del caffè, anche qui la famosissima azienda italiana. Sono prodotti creati con imballaggi non riciclabili. Durante la lezione che faremo, vi racconteremo come questi percorsi hanno messo in moto un canale virtuoso che ha favorito un dialogo con le aziende produttrici e con le istituzioni. Il passo successivo, come abbiamo detto, ha portato delle soluzioni. Per esempio, per quanto riguarda la capsula, sono state create le capsule compostabili. Approfondiremo questo tema durante appunto questa lezione. E le soluzioni alternative esistono, dicevamo. Sì, ci sono tante altre alternative. Ad esempio, un'azienda italiana produce involucri per gli alimenti realizzati in cotone e cera d'api. Sono naturali e multiuso, e dunque un'alternativa agli involucri di cellophane, per esempio. Un'altra azienda produce canucce commestibili. Ci sono anche dei saponi solidi e dei shampoo solidi che hanno come imballaggio un cartoncino e sono una valida alternativa ai stessi prodotti in versione liquida, che invece hanno bisogno di un imballaggio impermeabile e dunque di plastica. Esistono anche vasi per le piante che sono biodegradabili, realizzati in fibra di legno, come alternativa ai vasi in plastica. Non è un controsenso piantare un albero o una piantina e poi rimanere con il rifiuto del vaso in plastica? Fortunatamente ci sono veramente tante soluzioni e alternative. E qui al centro di ricerca Rifiuti Zero abbiamo creato una vetrina con questi prodotti rispettosi dell'ambiente. E al momento ne fanno parte più di 90 prodotti realizzati da 16 produttori diversi. E la vetrina è in continua crescita. Se avete voglia, vi invito a seguirla sui nostri canali social Facebook e Instagram. E il sito è proprio www.prodottirifiutizero.it. Passiamo al prossimo incontro che sarà il 15 marzo dell'incontro Impronta ecologica, consumi e stili di vita tenuto da Yolanda Roperti e Laura Roperti. Sì, allora, in questo incontro parleremo di come ridefinire il progresso. È possibile farlo con i numeri, perché se tutti consumassimo C'è un problema di come audio gli di internet con australiani, Laura. Laura? Non avremmo bisogno di ci sei sente. pianeti. E se invece consumassimo come gli americani
americani degli USA, avremmo bisogno di quattro Scusa Laura, invece non si sente bene, tutti si sente nella Grazie. terra È lei che non ci con gli sente. europei al bisogno Lei che non ci sta Corea avremmo sentendo. io mi Dovresti. sento benissimo. Noi no. La tua voce va e viene, purtroppo. Mi dispiace. Ecco, senza Mi video adesso dispiace. hai problemi di linea come sempre. Prova adesso senza il video, solo con l'audio. Sembra andare meglio, grazie. Allora, stavamo dicendo che pianeti grandi, scusate, che nazioni come Cina, India, Indonesia, Brasile, Turchia stanno copiando il nostro modello usa e getta con un'economia lineare. Quindi qualcosa deve cambiare e il calcolo dell'impronta ecologica ci aiuta a capire quanto ognuno di noi pesa sulla rigenerabilità del pianeta. In pochi mesi noi preleviamo ciò che il pianeta è in grado di fornirci in un anno, denunciando un conto in rosso, insostenibile nei confronti della natura. Questo è quello che chiamiamo l'Overshoot Day, la sempre più triste ricorrenza che festeggiamo, si fa per dire, ogni anno e che ogni anno anticipa la data e che segna il superamento del consumo delle nostre risorse annuali. Infatti nel 2021 questa ricorrenza è caduta il 29 di luglio. Yolanda, ti passo la parola. Sì, proseguo io. Allora, secondo i calcoli noi oggi siamo un bel po', siamo oltre 6 miliardi di esseri umani che vivono sulla Terra e ognuno di questi esseri umani mangia, si muove, consuma energia, produce rifiuti, utilizza risorse e strutture varie. Certo, il peso di un abitante di New York non è lo stesso di un abitante di un piccolo villaggio ai bordi della savana africana. Hanno tenore di vita e comportamenti molto diversi, ma entrambi lasciano una traccia, diciamo, vanno a intaccare l'ambiente. Come si può capire a che cosa corrisponde quindi questa traccia e in quale misura ognuno di noi sfrutta le risorse del pianeta? E come si possono misurare gli effetti di un comportamento per capire se è corretto o se ha un impatto troppo grande sull'ambiente che ci fornisce risorse per vivere. Quali fattori dobbiamo prendere in considerazione per capire se le nostre scelte quotidiane sono compatibili con la sopravvivenza del nostro pianeta o se piuttosto contribuiscono a distruggerlo? Fra i diversi tentativi fatti dagli scienziati per spiegare e misurare l'impatto dell'uomo sulla Terra, il più interessante è stato quello basato sul concetto dell'impronta ecologica. E l'idea è nata negli anni 90, da un ecologo, si chiama così, in Canada, e soprattutto dal suo collaboratore. E fino ad allora, per capire qual era lo stato di salute del pianeta, ci si era sempre chiesti quante persone possono vivere sulla Terra. E invece, il suo assistente ebbe un'intuizione diversa. Capovolse la domanda chiedendosi: ma quanta terra serve a ognuno di noi per vivere? Cambiò semplicemente il punto di vista, guardando la situazione dal punto di vista delle risorse disponibili, dal punto di vista della natura, per capire quanto male possiamo farle. Il nome impronta è significativo perché ci fa pensare proprio a un segno, una traccia, qualcosa di visibile che lasciamo nel terreno camminando. E più siamo pesanti, più schiacciamo con i nostri passi il suolo dove passiamo. E sempre di più lo roviniamo. L'immagine scelta lì, infatti, è molto significativa. L'impronta ecologica è un metodo, appunto, lo impareremo, lo sceglieremo un pochino, è un metodo con cui viene calcolata l'area di terra produttiva, quindi campi coltivati, pascoli, foreste, ma anche il sottosuolo. E anche è necessario a ognuno di noi per consumi di materie prime, energia e per assorbire anche i rifiuti. È un indicatore ambientale, una grandezza, diciamo, fisica, misurabile, che permette di controllare quanto ci si allontana o ci si avvicina a un obiettivo di salvaguardia dell'ambiente. La relazione tra lo stile di vita di un individuo o anche di una popolazione, abbiamo visto i numeri che ci ha detto prima Laura, e la quantità di natura necessaria al loro sostentamento. Le valutazioni ambientali da cui deriva la scelta dell'impronta ecologica
rappresentano dunque una grossa opportunità per prendere coscienza dell'insostenibilità della nostra inciviltà usa e getta. In questo incontro, oltre a fornire le coordinate degli algoritmi attraverso i quali si calcola l'impronta ecologica, forniremo anche degli esempi concreti con i quali ognuno di noi, e anche i ragazzi delle classi, possono determinare in numeri il loro peso sulla rigenerazione delle risorse naturali, rendendosi conto di essere parte del problema per poi rendersi disponibili ad essere parte della sua soluzione. Partiremo dalla proiezione del video Sviluppo insostenibile del National Geographic, che potete anche prendere un attimo visione, e ci metterà davanti alla nuova realtà. Proveremo a pensarci, a immaginare a che cosa corrisponde questa traccia, quanto sarà grande. Forse dipende dalle nostre dimensioni, dallo spazio che occupa il nostro corpo, o forse dipende dal posto in cui viviamo, dalla nostra casa o dalla stanza in cui si trovano la maggior parte delle cose che usiamo. In queste considerazioni però mancano alcune cose importanti. Per vivere, tutti noi ogni giorno mangiamo e produciamo rifiuti e usiamo energia per lavorare, studiare, muoverci, anche divertirci. Per capire che segno lasciamo davvero, dobbiamo davvero considerare tutti questi aspetti e farci una serie di domande. Quali oggetti usiamo ogni giorno? Che cosa mangiamo? Come ci muoviamo? E quali e quanti rifiuti lasciamo nella spazzatura, nell'aria e nell'acqua? Rifletteremo sul concetto di benessere e, presentando sempre l'impronta ecologica dei vari stati del sud e del nord del mondo, metteremo in rilievo i limiti del pianeta Terra, il deficit ecologico e gli squilibri esistenti tra paesi ricchi e paesi impoveriti. Servirà da stimolo, attraverso il calcolo dell'impronta, il senso di responsabilità di ciascuno per promuovere una cittadinanza attiva e solidale. Dimostrare anche che la possibilità di ridurre con un cambiamento di valori e di stili di vita l'impatto sull'ambiente per costruire una società più giusta e con meno sprechi è possibile. Bene, e passiamo al penultimo incontro, che è quello del 29 marzo. Parleremo delle terre rare e questo incontro sarà tenuto da Yolanda Roperti, Rossano Ercolini e Claudio Tedeschi, che è un imprenditore che vi racconterà la sua esperienza importantissima. Invito a parlare Yolanda di nuovo su questa lezione. Sì, vabbè, faccio tutto io, c'era anche Rossano. Allora, terre rare. Terre rare è una denominazione che raccoglie 17 elementi della tavola chimica, inseriti a partire dal 1800. Hanno una caratteristica di non essere proprio rare, ma di essere associati ad altri minerali più tradizionali, da cui è però non sempre semplice ricavarle. Non vi è dubbio che stiamo passando da un'epoca in cui era centrale l'uso degli idrocarburi, delle plastiche, all'era delle terre rare, indispensabili nella vita di tutti i giorni, alle nuove tecnologie informatiche, a quelle sanitarie, a quelle legate alla transizione energetica e non so, anche alle comunicazioni. In un senso più ampio, le terre rare devono essere. Scusate. Indispensabile, senso più ampio, le terre rare devono essere nell'ambito del critical raw materials. Questi materiali includono il litio, il cobalto, il gallio, il germanio, in quanto anche gli elementi di qui sopra non sono di facile estrazione, ed è qui che incontreremo i vari problemi, perché nell'estrazione di questi minerali vengono utilizzate sostanze che vanno a impattare fortemente con i luoghi di estrazione. All'aspetto del crescente fabbisogno si collegano i problemi derivanti dalla geopolitica. Attualmente vedono la Cina possedere oltre il 90% della commercializzazione di tali elementi e il 70% dei siti estrattivi. L'incontro si svilupperà sul caso studio del coltan. Il coltan è un minerale formato da due altri minerali, colombite e tantalio. La maggior parte di questa estrazione avviene in Congo. Diciamo che è diventato uno scandalo geologico. L'80% delle riserve mondiali del coltan si trova in Africa e la stragrande maggioranza di esse è localizzato proprio in Congo. Nel 2000, in seguito all'improvviso aumento della richiesta di telefonini, ricordo l'esplorare la PlayStation, giusto per ricordare con i ragazzi,
L'unico paese al mondo a possedere riserve di tantalio immediatamente utilizzabili è risultato proprio essere lui, il Congo, l'inquisito, diciamo così. Il conto però da ricchezza che dovrebbe trasformare le sorti di un paese è diventato una disgrazia. Viene estratto da una moltitudine di improvvisati minatori, anche e soprattutto adolescenti e bambini. È il video che spesso guardiamo con i ragazzi a scuola, lo guarderemo anche noi, le condizioni che vivono questi bambini, ma non solo. L'estrazione e il trasporto avviene sotto il controllo dell'esercito e in pessime condizioni sanitarie. Proprio qui dove ci sono ricchezze minerarie, tra l'altro abbiamo assistito l'anno scorso, siamo stati coinvolti in primo piano con, come si chiamava, non me lo ricordo, l'uccisione del nostro ambasciatore in Congo, non mi viene il nome, che si pensa no, possa essere stato in questa situazione di scontri tra bande che si contendono il controllo del commercio del coltan. Proprio qui dove ci sono queste ricchezze, appunto, minerarie, si combatte una delle più cruente guerre per il controllo dei minerali. Le conseguenze sono devastanti. Una è la distruzione della flora e della fauna, appunto per gli agenti chimici utilizzati per l'estrazione del coltan, l'erosione del suolo, l'inquinamento delle acque e poi c'è l'abbandono non secondario delle attività agricole tradizionali, l'abbandono scolastico da parte di molti giovani. Quindi i diritti civili e dell'infanzia negati. Ma noi cosa possiamo fare? Ci chiederemo per non alimentare tutto ciò. Prenderemo in esame possibili iniziative di sensibilizzazione e percorsi alternativi allo sfruttamento di nature minori basati sul pieno recupero dei RAEE. Ed è qui che entra in gioco il nostro collega Tedeschi. I RAEE cosa sono? Sono rifiuti, apparecchiature elettriche ed elettroniche. Ci consente di recuperare moltissime materie prime da riutilizzare in nuovi processi produttivi. Partire così dal prodotto finito e farlo diventare componentistica di base, ferro, alluminio, rame, plastiche, vetro, riuscendo così a curvare il dannoso percorso lineare in percorso circolare. Bene, grazie Grazie. Yolanda. E passiamo all'ultimo incontro che avrà luogo il 4 aprile. Ricordo che tutti gli incontri hanno sempre la stessa, si svolgono nella stessa fascia oraria, 17-19, e affronteremo i temi degli obiettivi dell'Agenda ONU 2030 e poi insieme tutti gli insegnanti faremo una conclusione insieme. La strategia rifiuti zero, o ricordiamoci zero waste, che significa spreco zero, rappresenta un potente volano per ridurre l'impronta ecologica, gli sprechi e gli stessi squilibri sociali, a partire dalla povertà e dalla fame. Salvare la riproducibilità delle risorse che appartengono a tutti, azzerare gli sprechi alimentari e gli inquinamenti che avvelenano gli oceani, restituire dignità alle comunità degli ultimi che spesso vivono recuperando i rifiuti in condizioni disumane, se pensiamo ai waste pickers, ai cartoneros, ai catadores, sono direttamente correlati al messaggio e alle buone pratiche di Zero Waste. Bene, Patrizia, che bella presentazione che ci avete fatto oggi. Agnese, puoi chiudere un attimo la condivisione dello schermo? Grazie. Così vediamo un po' tutti. E magari se c'è qualche insegnante che vuole così presentarsi, fare qualche domanda, non c'è nessun problema. Io prima di dare la parola agli insegnanti vorrei spiegarvi un po' perché non abbiamo avuto modo di conoscerci nemmeno noi. E quindi questa è una presentazione formale, mentre con Laura ci siamo incontrati più volte. Non so se vi ha raccontato che la nostra rete è una grossissima rete nazionale di scuole e di insegnanti, e noi riteniamo molto senzienti, e sono molto felice dell'interesse che ha trovato questa collaborazione con la vostra associazione, e che mi è piaciuta moltissimo dall'inizio. E che quindi ho deciso di promuovere all'interno delle attività della nostra rete. Parallelamente stiamo facendo tantissime cose, abbiamo un team di giovani che si chiama Alta Marea Verde, che
che sta organizzando dei workshop in 60 scuole, per esempio, proprio per creare dei piccoli centri di ricerca nei bambini sulle tematiche che voi affrontate. E quindi la prossima volta farò in modo che siano presenti anche loro, visto che sono giovani, hanno 26, 28 anni, neolaureati, eccetera. E poi noi proseguiamo con le attività del nostro progetto, così, europeo, abbastanza con i nostri 9 paesi europei coinvolti. Detto questo, carissimi partecipanti, molti non hanno il video attivato, se volete questo è uno spazio per voi, volete dire vostra, se no, insomma, ci troveremo la prima lezione. E anche questo incontro viene riconosciuto come momento di formazione per la rete, perché è un ente pubblico e quindi per gli insegnanti vale come formazione. A voi la parola, attivate il microfono e intervenite se volete. Stefano, Ah, Giampiero. se Allora, posso un vai. commento, scusate che non accendo la telecamera, ma ho una brutta connessione. Presentati, digli chi sei per chi non è entrato per tempo, Giampiero. Sì, vabbè, io sono, come hai detto tu all'inizio, principalmente siamo amici, abbiamo fatto delle belle cose insieme ai tempi in cui come dirigente scolastico ho fondato due reti. La SEIC e la Grundtvig Forward, che poi è diventata Educanduit come la mia associazione culturale. Da 5 anni sono dirigente del settore educazione e scuola del Consolato d'Italia a Buenos Aires, per la verità anche a Mar del Plata, insomma, poco importa, e qui mi occupo della supervisione, coordinamento e quality improvement dell'insegnamento di lingua e cultura italiana presso varie strutture che vanno dalle scuole italiane paritarie alle scuole italiane non paritarie, alle scuole pubbliche argentine, eccetera. E mi è sembrato molto interessante il taglio del corso, molto attuale, e credo che possa davvero confidare in un obiettivo strategico che è quello di creare una rete di scuole italiane qui in Argentina che possa rappresentare il modello plastic free, perché il mondo non è nostro, è sempre di qualcuno che viene dopo di noi, e la scuola è il luogo del futuro di chi viene dopo di noi. Quindi grazie dell'opportunità, Stefano. Vabbè, è inutile che te lo dico perché voi siete una fucina di idee e iniziative, io vi seguo sempre. E questa è una nella quale penso di potervi spendere a reciproco vantaggio. Tutto qua. Giampiero Finocchiaro è anche uno scrittore, ha scritto bellissimi libri sulla scuola, è un dirigente siciliano davvero sensibile, oltre ad essere un caro amico da 20 anni. La rete è nazionale, quindi ha amici e dirigenti un po' di tutte le regioni. Grazie Giampiero anche per la tua presenza qui, insomma. Mi permetto una sola precisazione. Ti ringrazio per aver citato il mio contributo come autore, che è essenzialmente centrato sulla prospettiva dell'educazione centrata nell'identità, che è il tema, secondo me, assente dalle riforme, dalla letteratura di settore, e che si avvale di un'impostazione nell'ambito della teoria della complessità e della prospettiva metodologica della transdisciplinarità. Perché quello che occorre fare è tornare a riunire ciò che abbiamo frammentato in una prospettiva di senso e di senso critico. Quindi questo progetto va in quella direzione ed è il motivo per cui con le scuole italiane qui cercherò di creare una rete che possa fare da supporto all'azione che voi svolgete in Italia. Quindi ancora grazie a tutti. Beh, insomma, Buonasera, se buonasera. possibile. Mi presento brevemente, sono Liliana Di Gregorio, un'insegnante della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo numero 5 di Verona, Santa Ah, Lucia. allora ci conosciamo. E, sì, e abbiamo fatto un po' di formazione, ho partecipato alla formazione da voi organizzata. E volevo chiedere una domanda proprio pratica. I bambini di classe prima, io insegno matematica e scienze, mi hanno chiesto: maestra, ma che fine fanno tutte le mascherine che noi indossiamo? Perché sono in quantità innumerevole, quindi i bambini si chiedono, visto che spesso e volentieri si parla di materiali da riutilizzare, se c'è uno spiraglio di riutilizzo almeno di una parte della mascherina, ma poiché sono comunque utilizzate per scopi
assolutamente di sicurezza, protezione, quindi strettamente igienico-sanitari, che risposta si può dare ai bambini? Grazie intanto, grazie mille. Caspita, una bella domanda questa. Credo che Laura Lopresti possa rispondere perché ha portato avanti appunto la campagna per le mascherine riusabili e lavabili. E quindi ci sei, Laura? E se no sarà uno degli argomenti che svilupperà durante uno dei suoi interventi, visto che avremo molta più audience. Oggi era solo la presentazione. Anche la linea per Laura. E, comunque posso dire sì, si approfondirà anche, vanno nell'indifferenziato, queste mascherine non sono riciclabili. Per questo il centro ricerca, insieme alla cooperativa Eta Beta di Bologna, ha portato avanti appunto la campagna delle mascherine riusabili, lavabili e riciclabili, che sono compatibili esattamente con quelle in commercio, diciamo, che vengono diffuse. Ma svilupperemo durante la lezione questi temi. Grazie. Io volevo invece fare una domanda utilitaristica, tra virgolette, con una battuta. In pratica sono venuto a sapere di questo incontro pochi minuti prima del suo inizio da parte di un amico di Perugia, quindi onestamente non conosco, Dove sei, Federico? sono Federico, sì, sono un insegnante di matematica al Liceo Properzio di Assisi. E nella nostra scuola praticamente abbiamo l'intenzione di portare avanti praticamente un progetto dell'ex alternanza scuola-lavoro, adesso si chiamano PCTO, che sia appunto finalizzato all'ambiente. Inizialmente pensavamo di fare delle attività comunque in presenza con delle associazioni del luogo, però chiaramente con il Covid tutto si è molto complicato. E quindi questo amico mi ha appunto presentato, cioè mi ha segnalato la vostra iniziativa. Volevo però avere appunto dei chiarimenti, cioè questi incontri che voi proponete sono degli incontri diretti ai docenti o sono invece aperti proprio agli studenti? Sono aperti a tutti, genitori, interessati, dirigenti, insegnanti, alunni, non c'è assolutamente nessuna. Sono incontri proprio di informazione, di approfondimento e in questo caso anche di iniziative bellissime di Zero Waste Italy, che la rete le seleziona. Personalmente seleziono delle associazioni d'eccellenza e quindi poi sosteniamo questi incontri di formazione che noi chiamiamo di formazione per gli insegnanti, per gli alunni sono anche validi come crediti loro, quindi noi rilasciamo un certificato di partecipazione a ogni persona. E diciamo comunque un pochettino mi hanno risposto i relatori nelle presentazioni perché sono stati tutti molto chiari. Comunque il taglio che si vuole dare è un taglio diciamo di divulgazione in modo tale che anche chi non conosce, diciamo, non è dentro alle questioni possa capire un attimino come il funzionamento dei temi di cui state parlando, immagino. Signor Federico, troverà tantissime iniziative che poi si aggregheranno a questa. Vedremo poi successivamente, dopo questo momento di informazione, cosa è possibile fare e magari strutturare qualcosa che possa coinvolgere maggiormente le classi e gli alunni. Lo discuteremo in seguito in base anche agli interessi e anche alle istanze che arrivano dagli insegnanti. Io ho parlato solo con Laura Lopresti, però ho trovato un'intesa totale sugli obiettivi, quindi poi vedremo come si sviluppa. Abbiamo 2 anni di attività all'interno del progetto e noi già nel Veronese stiamo facendo moltissimo, però la fortuna di avere qualcuno in Toscana, anche con altri comuni, può essere. Abbiamo pensato anche di fare qualche incontro in presenza, ma il Covid ci ha un po' limitati. No, ma Quindi comunque volevamo fare proprio delle attività in Toscana, ripeto, cioè. organizzando degli spostamenti con gli alunni, invece di fare le solite gite, eccetera, riprendere, ma in questo momento storico è difficilmente applicabile.
No, ma anche mantenere, diciamo, comunque in videoconferenza, insomma, cioè, io ritengo fondamentale parlare di queste cose appunto con i ragazzi. Quindi se ci sono iniziative come la vostra, appunto, il mio intento è quello di cercare di farli partecipare per sensibilizzarli appunto a questi temi, perché appunto penso che molti colleghi possono confermare, insomma, non è che ci sia questa grande sensibilità ambientale. Ma spesso è non per mancanza di volontà, ma proprio per il fatto che non sono abituati a essere stimolati da questo punto di vista, insomma. Se mi posso permettere, sicuramente Ercolini, che è un maestro elementare, Yolanda, che è la sua collega, che hanno esperienza per la scuola, ma anche potranno orientare le lezioni proprio in tal senso, per capire come divulgare poi questi temi agli alunni, agli allievi, anche di altra età, ecco. Volevo aggiungere una cosa anch'io, non so se mi sentite. Sono Laura, ho il video spento. Laura, ti sentiamo, Ok, vai pure. intanto faccio un fioretto e dal prossimo collegamento vado dove c'è una linea più forte, perché purtroppo io abito tra i boschi e questo è il rovescio della medaglia. Allora, io volevo dire che l'Italia ha un ruolo di grande rilievo all'interno del movimento Zero Waste, che è un movimento planetario. Però l'Italia è quella che conta. Allora, se a livello europeo si parla di circa 400 comuni che aderiscano a questa rete verso rifiuti zero, circa 330 sono in Italia, quindi capite anche la portata del caso italiano. E noi siamo a livello nazionale, siamo proprio leader di buone pratiche. Non fanno molta notizia, ma ce ne sono veramente una montagna. Siamo bravi nel recupero della frazione organica, nell'organizzazione della raccolta differenziata porta a porta, nei centri di riparazione e riuso. Con l'associazione da qualche mese stiamo facendo un censimento a livello nazionale e ad oggi ne abbiamo trovati 130 di questi centri di riuso e di riparazione, molto diversi da quelli piccolini a cooperative molto strutturate. E poi in Italia c'è tantissimo attivismo e passione civica. Questi sono risultati che arrivano e si radicano senza dubbio dove è possibile fare formazione, e nel nostro caso formazione ambientale. E nel nostro modo di ragionare, noi, se ormai tutti hanno capito che ogni problema è connesso e che difficilmente si può ragionare a compartimenti stagni, l'ambiente può essere visto come la madre di ogni questione, non solo ecologica, ma anche sociale e economica. Molto interessante perché la nostra rete di scuole vi farà sicuramente da amplificatore, quindi farete anche notizia. Quindi ci piacerebbe molto divulgare le vostre iniziative anche nei nostri network. Noi abbiamo un grosso Google Group dove invitiamo gli insegnanti alle varie iniziative. Abbiamo, credo, una trentina di chat strutturate, proprio quella che gestisce Agnese, che è il Dipartimento Ricercazione, che è il più numeroso. Credo che solo quello abbia più di 1.000 insegnanti, vero Agnese, tra chat e gruppo, eccetera. Ecco, insomma, che è un insegnante anche lei di scuola primaria. Sono quasi tutti insegnanti nostri. Noi nel Veneto, non so se avete qualche comune del Veneto, noi qui a Verona siamo un po' nella frontiera, ecco. Insomma, un po' in difficoltà, diciamo così. L'attenzione politica non è sicuramente quella che avete trovato voi in Toscana o in altre regioni. Vabbè, detto questo, c'era qualche altro intervento? Scusate, il mio nome è Romina Minicucci, sono la direttrice della scuola dell'infanzia del Centro Culturale Italiano in Argentina, così che conosco piacevolmente a Gian Piero, il nostro dirigente scolastico della scuola. E soltanto volevo ringraziare tutta questa informazione. Noi nella scuola stiamo lavorando troppo su tutti questi argomenti.
nell'Argentina con un tema particolare che si chiama, sì, Escuelas Verdes. Un po' lavorare con tutti i bambini, noi no, nella scuola dell'infanzia, lavorando soprattutto con i rifiuti, gli imballaggi, e soprattutto l'anno scorso, nel 2021, nella scuola dell'infanzia, abbiamo fatto un lavoro particolare con tutti i docenti, che era promuovere un giardino di farfalle. Sì, tentare di fare con piante ospedatrici un giardino di farfalle creandole in uno spazio particolare che è nella scuola secondaria dove è anche accanto alla nostra scuola. Nient'altro, volevo raccontare quello che sapete che anche qui dall'Argentina, dall'altra parte, si lavora molto tutti questi argomenti e ringraziarvi soprattutto su questa proposta che continueremo a farla tutti quanti, quelli che possiamo almeno, qui in Argentina. Grazie. Che bello questo intervento, grazie. Sì, brava Romina, se mi permetti Stefano di intervenire, brava Romina, perché effettivamente qui la sensibilità ecologica è alta e ovviamente è liderata dalle scuole. È bello il progetto del giardino di farfalle di cui parlava Romina, che in generale qui è un'attenzione abbastanza forte. L'orto botanico di Buenos Aires, che è abbellito da statue italiane, ha un angolo vietato al pubblico, nel senso che possono avvicinarsi ma non entrare dentro, che è dedicato solo alle farfalle. È l'orto botanico che si trova nel quartiere chiamato Palermo. Nell'ambito di un mio progetto che si chiama Da Palermo a Palermo, adesso lavora in connessione con l'Orto Botanico di Palermo per uno scambio di specie vegetali nella prospettiva della tutela della varietà biologica di fronte al pericolo dell'estinzione dei generi delle piante per la declassazione e l'inquinamento. Quindi, diciamo che il contesto è molto positivo per questo progetto, ecco perché sono fiducioso. Grazie Giampiero, come sempre. Bene, ringraziamo i nostri relatori, i nostri presentatori, Zero Waste Italy. Patrizia, è stato davvero un piacere conoscerti. E davvero contateci di noi per divulgare le vostre iniziative e speriamo che sempre più comuni sempre più scuole si alleino a queste conoscenze e le portino in classe. Uno degli obiettivi nostri è proprio che si creino dei piccoli centri di ricerca tra i bambini in ogni scuola, proprio sulle tematiche che voi avete toccato oggi. Molto bella le vostre iniziative e anche quello che ci proponete. Romina, ti ringrazio dall'Argentina, è stata gentilissima. Ringrazio la Yolanda, Alexandra e non conosco tutti ovviamente, la Lopresti, e quindi ci vediamo al prossimo incontro. Se vi iscrivete, il Google Group e la pagina che abbiamo istituito, noi vi invieremo poi il prossimo link per il prossimo incontro e quindi poi ci organizzeremo con voi. Buona serata, quindi se non avete nulla da aggiungere, se Alexandra vuoi aggiungere qualcosa. Non ti sei spento il microfono, niente. Volevo ringraziare voi per averci invitati e anche questa da tutto il mondo, dall'Argentina con amore. E vi aspettiamo a tutti gli incontri che faremo. Ho visto che Laura ha messo anche il nostro link Zero Waste, così. No, ma lo manderemo a tutte le persone che sono iscritte, no? L'abbiamo già mandato. Abbiamo già mandato nel Google Group un'informazione sulla vostra associazione. Sono sempre con le associazioni che stiamo. Volevo dire che Giampiero è anche il nostro rappresentante di un network mondiale che abbiamo noi sui valori sociali, che si chiama Nobody Less, e quindi è il nostro rappresentante in Argentina.
quindi abbiamo già un altro collegamento con tante iniziative e attività. Sempre grazie Stefano, è un piacere collaborare. Sempre, gli amici poi sono così. Ringrazio tutti e se mi posso permettere, mi dispiace molto che il presidente Rossano Ercolini non è riuscito a collegarsi, ma sicuramente se seguite i corsi vi appassionerete ancora di più a questo tema e vi coinvolgerà, poi essendo un insegnante, anche in un modo molto particolare e interessante. Grazie a tutti e grazie Patrizia, è stata una presentazione fantastica, davvero molto bella, molto coinvolgente, grazie Alessandra e a tutti. Grazie a voi. Ciao. A voi, arrivederci. Buona serata, salve. Grazie. Buonasera, grazie. Buonasera. Ciao, a presto. Grazie.